18 e 24 anni che abbandonano i nostri percorsi scolastici, siamo drammaticamente in testa alla classifica, 14,5%, a fronte di una media europea del 10%. Recentemente qualcuno ha stimato che negli ultimi 20 anni abbiamo perso per strada più di 3,5 milioni di studenti. Ogni anno il nostro sistema perde per strada più di 100.000 studenti. È come se ogni anno una città come Siracusa o come Bergamo si disperdesse e noi non sappiamo che fine facciano gli studenti che escono da questo sistema. Abbiamo un numero di NEET, cioè di persone che non studiano e non lavorano, record anche in questo caso, 2,2 milioni, e poi un altro grande tema che anche l'Europa ci chiede sempre più pressantemente, siamo penultimi in questo caso nella classifica a livello europeo tra le persone tra i 30 e i 34 anni che hanno conseguito un diploma terziario di istruzione, quindi un diploma di laurea o un diploma di percorso non accademico di terzo livello della formazione professionale. Abbiamo una quota pari al 26,9%, per darvi un'idea, la media europea è oltre 10 punti superiore, 38, ma se andiamo fuori dall'Unione, gli Stati Uniti sono quasi al 40%, al 50%. Un sistema dunque il nostro che mi sembra di poter dire, affermare che è costoso. Io qui ho messo 45 miliardi, però è inefficace e inefficiente. E quindi il primo punto che vorrei porre all'attenzione è questo: un sistema come il nostro, che è fondato per storia, che non ricordo qui, su un paradigma centralistico e uniforme, è un sistema che produce risultati di questo tipo. Inefficienza, inefficacia a queste dimensioni. Allora perché ragionare su un sistema pluralistico? E per ragionare in questi termini occorre, secondo me, un cambio di paradigma. Non basta qualche elemento da aggiustare, bisogna innanzitutto affrontare un pregiudizio culturale ormai radicato nella storia e nella cultura del nostro paese.
In realtà, e qui vi ho messo solo due citazioni, ma ce ne potrebbero essere molte altre, nel corso della storia della Repubblica, quantomeno italiana, negli ultimi 70 anni, sono state diverse le personalità illustri che hanno espresso la loro opzione verso un altro tipo di paradigma rispetto a quello fondato sul centralismo e sullo Stato. Aldo Moro nel 52 richiamava come di tenere ben distinta la figura dello Stato che gestisce le scuole dalla figura dello Stato che interpreta in posizione alta e imparziale le esigenze culturali della comunità, vigilando su tutte le scuole che funzionino. E poi Pietro Scoppola nell'85 scriveva: lo Stato, gestendo in condizione di monopolio le risorse pubbliche per l'istruzione, è condannato fatalmente ad offrire un cattivo servizio, sottratto alla fine ad ogni criterio di efficienza e di funzionalità, e dominato invece dalle logiche sindacali e corporative di coloro che operano nella scuola. Il risultato è una scuola per gli insegnanti invece che per le giovani generazioni e per la società. Questo è il fatale punto di arrivo della rivendicazione del monopolio statale nell'utilizzazione delle risorse pubbliche per l'istruzione. In questo campo, continuava, solo un criterio di sana concorrenza può rianimare la stessa scuola pubblica e sottrarla al decadimento cui sembra condannata in Italia. Un primo punto quindi per cambiare il paradigma è ridefinire il ruolo dello Stato, quali sono i suoi compiti: alta vigilanza e controllo, non gestione. E un secondo punto è quello di un rilancio effettivo, non formale, non formalistico, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Uso il plurale proprio per sottolineare la diversità di ciascuna scuola. Potrei citare Papini, cito Antonello Venditti, nella sua celebre canzone Compagno di scuola canta disilluso la ripetitività della scuola italiana, dove ci sono professori che insegnano sempre la stessa storia, sullo stesso libro, nello stesso modo, con le stesse parole da 40 anni. Era il 1975. La situazione forse è ancora peggiorata. Eppure tutti noi sappiamo che, io vengo da Milano, sappiamo benissimo che una scuola del centro di Milano ha delle esigenze, un contesto socio-territoriale, delle famiglie di riferimento diverse rispetto a quelle di una scuola di periferia. Così come sappiamo benissimo che una scuola della bassa bergamasca ha delle esigenze e dei problemi a cui far fronte in parte uguali, ma in parte diversi, da quelli di una scuola del quartiere Zen in Palermo. Io penso che questo non sia il nostro handicap, il nostro problema, penso che questa sia la nostra grande risorsa che non è stata valorizzata. Anche l'introduzione dell'autonomia scolastica alla fine degli anni 90 e 2000, di fatto non è, a questo riconoscimento formale non è seguito un pieno ed effettivo riconoscimento sostanziale. L'epoca della scuola in singolare, evocativa di un impianto scolastico distribuito in maniera uniforme sul territorio nazionale, pare quindi moribonda se non morta. Si fa sempre più strada, scrive Giuseppe Bertani in un recente libro, l'urgenza di una riassunzione creativa al passo con i tempi della consuetudine premoderna di confrontarsi con scuole al plurale, che valorizzino teorie e pratiche di personalizzazione dei percorsi formativi e che quindi abbiano nella personalizzazione, nella flessibilità, in questo amalgama tra diversità, veramente il loro punto di forza, non di debolezza. Ecco quindi che il tema per me è quello di un rilancio del pluralismo educativo. Recentemente sono stato ospite alla John Hopkins University a Baltimora negli Stati Uniti, dopo aver conosciuto, incontrato e tradotto l'edizione italiana di questo libro di Ashley Bernard, che è la vice direttrice dell'Istituto
Institute for Education Policy di quell'università, dove lei elenca questo pluralismo educativo da una prospettiva americana. Lei dice che l'inefficienza dell'attuale sistema educativo, in quel caso americano, è dato da tre principali cause: l'errata convinzione che solo le scuole statali possano formare buoni cittadini, pensiamo tutto il tema della democrazia e dell'educazione alla cittadinanza così attuale, la convinzione che solo le scuole statali possano offrire pari opportunità per tutti i bambini, il tema della giustizia sociale, e che ogni altro aspetto ordinamentale diverso dall'uniformità della scuola di Stato sia di per sé da guardare con sospetto. È questo sospetto che secondo me dobbiamo superare. E qui chiudo la parentesi introduttiva italiana e provo a fare qualche accenno su casi stranieri, senza la pretesa di esaustività. Innanzitutto, avete visto prima, l'Italia spende il 3,9 del PIL in education, più o meno. Se andiamo a vedere negli altri stati, vedrete cifre di gran lunga maggiori, come in questo caso, o comunque maggiori. I modelli possono essere diversi, ma se guardiamo fuori dal nostro orticello, sembra che il tema del pluralismo e dell'autonomia sia qualcosa che si sta affermando sempre di più, è qualcosa che ormai è sempre più consolidato in tradizioni straniere. La Danimarca, fin dalla metà dell'Ottocento, viene assicurata una sorta di finanziamento per le scuole indipendenti. Negli anni 90 queste modalità di finanziamento si modificano passando da una forma legata ad aspetti particolari, quindi lo stipendio degli insegnanti o altro, a un sistema generale basato sul numero degli alunni. Oggi lo Stato finanzia le scuole indipendenti per circa il 75% delle spese correnti. Capite che per una scuola avere la certezza di una copertura del 75% delle spese è un altro mondo, permette di ragionare, di programmare un altro pianeta. Il finanziamento arriva quindi a circa 8.700 euro per ogni studente nel primo ciclo, calcolato in questo caso sulla base dei costi di ogni studente del sistema statale. Poi penso che si approfondirà il versante italiano di questo aspetto. A questo poi ci sono finanziamenti ad hoc per bambini e ragazzi alunni con disabilità, DSA, DS e così via. E proprio per darvi, non approfondisco ogni singolo caso perché occorrerebbe troppo tempo, solo qualche cenno per darvi una panoramica delle varie possibilità in campo. Il sistema olandese è quello che anche all'estero guardano come uno dei più favorevoli, uno dei più, dove c'è un più ampio pluralismo educativo. Fin dal 1917 in questo paese le scuole indipendenti sono finanziate allo stesso modo delle scuole statali. Questo diritto è riconosciuto dall'articolo 23 della Costituzione. Nel 2011 gli studenti erano così distribuiti: un terzo nelle scuole statali, un terzo nelle scuole cattoliche, un quarto nelle scuole protestanti e il resto in altre scuole indipendenti. Certamente le scuole indipendenti possono chiedere ulteriori contributi volontari alle famiglie, ma nel 2017 il finanziamento per ogni alunno della scuola primaria era di quasi 7.000 euro e di 8.500 per la secondaria di secondo grado. A fronte di questo finanziamento, ogni anno le scuole devono rendicontare le proprie spese e sottoporsi a un controllo esterno. E qui vediamo un esempio dello Stato che fa una funzione di alta vigilanza e di controllo ex post di accountability, si direbbe, delle risorse che vengono investite nel sistema. Caso inglese, un altro modello, un'altra storia, dove nonostante i vari cambi di maggioranze politiche, laboriste, conservatori e governi di coalizione, negli ultimi anni abbiamo assistito al proliferare delle academies e poi delle free school. Istituzioni non profit, senza scopo di lucro, finanziate dal governo, possono essere istituiti da gruppi più disparati: imprese, associazioni, gruppi di genitori, congregazioni religiose. Ampia autonomia di queste free school, maggiore rispetto al resto,
possono decidere le retribuzioni, le condizioni lavorative per il proprio personale. Un esercizio molto interessante andare a vedere sui siti internet, quindi ne ho riportato uno, le job offer, le proposte di lavoro che sono pubblicate sui siti, dove una scuola può decidere di personalizzare la propria offerta formativa, ma per farlo bisogna avere dei docenti che lavorino di più, lavorino di meno, abbiano determinate competenze molto specifiche magari, e quindi io posso decidere di andare a scegliere un certo tipo di docente, magari pagarlo anche di più, magari offrirgli delle condizioni rispetto al tempo lavoro, alle condizioni salariali differenti, modificare il calendario e la durata dell'orario scolastico, e infine non sono tenute a seguire il National Curriculum, che voi sapete in Inghilterra è una cosa abbastanza recente, introdotto nel 1988. Andiamo agli Stati Uniti. La professoressa Berger, vi racconto questo breve aneddoto, quando è venuta a Bergamo, invitata da me come visiting professor lo scorso settembre, pensava che il sistema italiano fosse un sistema aperto, pluralista, dove la nostra tradizione culturale permetteva, ecco, si è dovuta ricredere totalmente. Negli Stati Uniti, nel 1925, c'è questa sentenza della Corte molto celebre, non sto a leggere tutto il pezzo, dove fin dal 25 la Corte, la Suprema Corte, sottolinea come il compito dell'educazione in capo alla famiglia, innanzitutto. Il bambino non è pure semplice creatura dello Stato, quelli che lo allevano, orientano il suo destino, hanno il diritto unito ad un importante dovere di orientarlo e prepararlo per ogni successivo compito. Nel corso degli anni negli Stati Uniti, è un sistema federale, quindi come vedrete da questa mappa, molto diversificato a seconda dei singoli stati, si sono sviluppate delle forme, degli strumenti con cui perseguire la libertà di educazione e il pluralismo educativo molto diverse tra loro. Si va dalle charter schools, ai voucher, al tax credit, quindi ai crediti fiscali, fino allo strumento più recente degli ESAS, Education Saving Account. Questa pluralità di opzioni ha portato negli ultimi anni, qui non so perché è andato via il numero, ma lo potete intuire, a un incremento esponenziale di famiglie e di studenti che possono usufruire di queste differenti forme di sostegno. Quindi il dibattito in questi paesi, per esempio negli Stati Uniti, è sempre di più, non più come da noi, se anche solo uno di questi strumenti può essere legittimo, può essere utile, ma quale tra questi differenti modelli finanziari, economici, giuridici, più sono adatti al contesto territoriale di ogni singolo Stato. Ultimo caso che vi cito è il caso dell'Alberta in Canada, una regione, anche il Canada è uno Stato federale, grande come popolazione, più o meno la metà della Lombardia, quindi mi sembra 4,5 milioni di abitanti. Il preambolo dell'atto normativo più importante in Alberta del 2000 dichiara che i genitori hanno il diritto e la responsabilità di fare le proprie scelte riguardo all'educazione dei propri figli. Questo è uno dei casi internazionali, secondo me, più interessanti, dove il pluralismo che qui è veramente variegato, si innestano addirittura, potrei dire, quasi tre sistemi che contemporaneamente concorrono a disegnare l'unico sistema pubblico di istruzione, tutti finanziati dal governo, sistema statale, sistema statale regionale, diciamo, un sistema separato, un sistema francofono. E a questo si inseriscono le charter school, 13 charter schools, le scuole indipendenti, registrate o accreditate, un homeschooling che sta registrando tassi crescenti, il numero è più o meno pari a quello complessivo di tutti gli homeschooling in Italia, e anche le nuove tecnologie con il distance learning. Concludo con questa celebre frase di Tocqueville, con una considerazione molto semplice,
nostro paese l'educazione è ancora vista, come dice Tocqueville, come un affare nazionale. Lo Stato riceve e spesso prende il fanciullo dalle braccia della madre per affidarlo ai suoi agenti. Si incarica di ispirare ad ogni generazione sentimenti e idee. Ecco, l'uniformità regna negli studi come in tutto il resto. La diversità come la libertà scompaiono ogni giorno. Io penso che il nostro primo problema non sia quello di assicurare un'uniformità che soffoca le peculiarità di ciascuno, ma sia quello davvero di valorizzare ciò che più contraddistingue il nostro paese. Il nostro paese degli 8.000 comuni, delle regioni così belle e così altrettanto diverse tra di loro. Ecco, noi dobbiamo ritornare a essere consapevoli di queste differenze, di valorizzarle come un'occasione di rilancio e non come qualcosa da soffocare o da subire, e questo secondo me permetterà davvero una maggiore libertà, una maggiore efficienza a beneficio non solo di qualcuno, ma davvero di tutti e di ciascuno. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e cedo la parola. L'intervento del dottor Magni mi consente di saltare a pie pari i primi due punti della mia relazione, su cui mi limiterò a sottolineare un fenomeno ancora non metabolizzato dalla nostra opinione pubblica, ed è il passaggio da statale a pubblico, cioè con la legge 62 del 2000 siamo in presenza di un unico sistema nazionale composto di scuole statali autonome e di scuole paritarie, che in tutto il mondo si chiamano scuole private accreditate, tranne che in Italia, per cui ho preso nell'80 a tradurlo in inglese, non per incompetenza della lingua inglese anche, ma per difficoltà di far capire ai colleghi stranieri che cos'è una scuola paritaria, proprio in genere spente tra virgolette in italiano. Il secondo punto, che deriva immediatamente da questo passaggio da statale a pubblico, in cui lo statale è solo una parte del pubblico, è l'accento sull'autonomia. Oggi la differenza fra scuole pubbliche e private, o paritarie che siano, è un falso dilemma. La vera differenza è fra scuole anzitutto buone e cattive, e le scuole cattive non dovrebbero esistere, statali o private che siano, ma tra scuole che sono autonome e scuole che non sono autonome. C'è stata una corsa al ribasso sostanzialmente. Le timide aperture che erano state introdotte dalla legge, prima dalla 62, che concludeva fronte di questo fondamentale riconoscimento del ruolo pubblico delle scuole paritarie, peraltro già contenuto dall'articolo 33 della Costituzione, sostanzialmente diceva che le scuole paritarie sarebbero state finanziate se avanzavano dei soldi, per dirlo da, come direbbe il Brasino, da casalinga di Bovira, e vedi caso, non sono mai avanzate. Però la vulgata che dare soldi alla scuola paritaria significa togliere soldi alla scuola pubblica, per ovvi motivi, e non mi soffermo, è un errore fondamentale. Ciò nonostante continua a essere compiuto, come scrivevo in un recente articolo, un errore che non è possibile nelle nazioni dove la scuola è solo statale, ma tendenzialmente sono nazioni che non hanno un'immagine particolarmente In realtà anche le scuole statali si trovano in pesanti difficoltà, ad attuare l'autonomia, che sulla carta è molto elevata. Ci sono alcuni indirizzi di scuola, in questo caso statale paritaria, rilevante, che prevedono nell'ultimo anno fino al 35% di autonomia. Il problema è che, essendo un'autonomia solo didattica, in parte organizzativa, perché comunque c'è questo macigno delle cattedre e degli orari, per cui in realtà anche l'autonomia organizzativa richiede equilibrismi di alto livello,
la mancanza di un'autonomia finanziaria, come credo Francesco possa confermare, blocca di fatto qualunque tipo di possibilità di fare un radicale esercizio di autonomia didattica. Mi viene, non so se da ridere o da piangere, quando le scuole protestano perché è stato aumentato, diminuito la quantità di denaro di cui dispongono, mi viene da dire perché in realtà i fondi che le scuole possono spendere liberamente sono inferiori al 2% dell'intero bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione. Tenete presente, ma lo vediamo dopo, che le scuole sono finanziate non solo dal Ministero della Pubblica Istruzione, ma dal Ministero del Bilancio, del Tesoro, hanno dei finanziamenti relativi alle costruzioni, sono finanziati dagli enti pubblici, eccetera, e sono comunque finanziati in misura diversa, ovviamente, tra, in questo caso sostanzialmente diverse tra pubblico e privato, dalle spese delle famiglie. Timidi segnali che aveva dato, per esempio, la 107, come la possibilità di scegliere una quota irrisoria di docenti al grido di il preside sceriffo giammai, sono state rapidamente ridimensionate. Il paradosso qual è? Che questo sistema non funziona. Se l'obiettivo della scuola è quello delle 3E, che io vorrei come obiettivo finale, che sono efficienza, efficacia e equità, la scuola, il sistema scolastico pubblico italiano, chiamiamolo il modello centralizzato monopolistico, non è efficiente, non è efficace, come ha dimostrato prima, e non è nemmeno equo, perché se andiamo a guardare chi sono i 114.000 dropout che escono dalla scuola ogni anno, pochissimi di loro hanno un genitore dirigente o docente universitario. Come mai allora, e questo è un po' il nodo centrale del mio intervento, non si riesce a realizzare? Io vedo un certo numero di motivi del blocco, mi limito ad elencarli. Il primo è la burocrazia. È chiaro che se le scuole diventano autonome, devono rendere conto non degli aspetti formali, ma di quelli sostanziali. E devono renderne conto alla società civile, agli utenti, ai genitori, alle famiglie. È quella che si chiama accountability in inglese e che in italiano si traduce solo con un giro di parole che secondo me significa che non esiste il concetto che sta sotto la parola inglese. Quando una parola non è traducibile da una parola, da una lazione, l'esempio, visto che tu hai citato le canzoni, posso citarmi anch'io, è la parola portoghese saudade, che non vuol dire solo nostalgia, vuol dire desiderio di qualche cosa che non c'è più, eccetera, eccetera, ed è intraducibile se non con un giro di parole. Abbandoniamo la nostalgia e torniamo all'autonomia. La burocrazia non vuole perdere il controllo sulla scuola e motiva questa presa di posizione dicendo che solo la scuola statale è in grado di tutelare i valori di cittadinanza e di garantire l'equità del sistema. Tutte e due sono affermazioni smentite largamente dalla ricerca. Secondo, forse più grande e più aperto nello assunto l'oppositore, sono gli insegnanti e le loro organizzazioni. Gli insegnanti difendono le rendite di posizioni legate all'inamovibilità, visto che ci sono un paio di suore in prima fila, non contiamo Solmonia che è atipica, posso fare una citazione biblica. Gli insegnanti italiani hanno barattato gioiosamente la primogenitura col piatto di denti. In pratica lo Stato gli dice li paghiamo poco, diamo sostanzialmente non vi controlliamo, avete più tempo libero di altri lavoratori, però in cambio voi non avanzate pretese, siete lì, siete sicuri, nessuno vi libererà da lì, vi libererà, vi sposterà, vedete che io sono conscio.
nessuno potrà, l'inamovibilità che è compensata, tra virgolette, da una mobilità selvaggia. Da un anno all'altro, circa il 25% dei docenti negli ultimi 4 anni ha cambiato sede, perché è l'unica forma possibile di carriera. L'obiettivo di un docente, che non può essere né pagato di più, l'unica forma di aumento salariale è legata all'invecchiamento e all'Alzheimer, ma nient'altro, è quello di insegnare in una scuola più vicina a casa e più prestigiosa. Questo significa che sotto la bandiera della continuità didattica, a cui però corrisponde una certa anarchia negli spostamenti, si contrabbatte in realtà una situazione di nociva per i ragazzi, perché non è possibile, il preside della scuola media in cui andava la mia nipotina, dove c'era una buona classe di insegnanti tranne un docente, quando mia nipote andò a protestare si sentì dire: ma guardi, solo per quest'anno, perché l'anno 21 lo spostiamo in un'altra sezione, no? Sbarrati, cercano di danneggiare meno, cioè non lo lasciano 3 anni nella stessa sezione, ma non mi sembra una bella cosa. Velocissima posso citare i sostenitori delusi, cioè quelli che dicono che l'autonomia ha avuto un effetto polarizzante, alcune poche scuole sono esplose e altre invece sono implose. Il problema è che l'autonomia va supportata adeguatamente, quindi io chiamo sostenitori delusi, mi sembra che sia chiaro. Ci sono le opposizioni ideologiche, in cui scuola paritaria vuol dire scuola dei ricchi, virgola scuola dei preti, virgola scuola dei preti ricchi, che hanno già fatto troppi soldi, gliene diamo degli altri, ma per carità. Tutte queste affermazioni, ripeto, sono rapidamente smontate. E basta, fermiamoci qua. Mi sembra però di poter sottolineare che il nodo intorno a cui ruota tutto è il mercato del lavoro degli insegnanti, su cui nulla si sa e su cui nulla apparentemente si vuole sapere. La scuola paritaria ha circa 90.000 docenti, credo, e un cospicuo numero di personale non docente. Quindi rappresenta un'impresa che sono insieme tra le più grandi, poche se la scuola italiana ha più dipendenti del Pentagono, un tempo aveva più dipendenti anche dell'Armata Rossa, ma adesso l'Armata Rossa non c'è più. Le scuole, il settore paritario ha certamente, si colloca in quanto settore come uno dei più importanti datori di lavoro del paese, e aggiungerò dati freschissimi derivati da Eccelsior, che è uno di quelli su cui c'è più domanda, anche perché lo Stato gli ha rapinato sistematicamente un certo numero di docenti. Il secondo e ultimo punto, se esco sporco, guardate l'orologio, se un po' lei mi dà una bottigliata in testa, è il discorso: ma stando così le cose, cosa è possibile fare? Io ritengo che l'unica cosa che si può fare è immaginare un percorso graduale di avvicinamento che, attraverso un potenziamento dell'autonomia e una valorizzazione del ruolo sociale della scuola paritaria, possa fare anche il lavoro culturale di riqualificare l'immagine della scuola paritaria, che diventa a tutti gli effetti del sistema pubblico, anche nella percezione soggettiva, no? Oggettivamente lo ha già da 20 anni, ma non nella percezione soggettiva. Che smonto sta maledetta vicenda per cui quando si parla di scuola paritaria, illicot immediate, sembra che si parli delle scuole che vendono i titoli, che sono una netta minoranza e sono come dico, chiuse in ufficio se si riscontra questa cosa. E cosa si può fare? Penso di poter indicare alcuni punti a mio avviso. Primo punto è che è necessario, per quello che riguarda l'efficienza, avviare un'indagine seria sulla struttura organizzativa della scuola statale,
su cui era stato fatto un lavoro da Butera, direi 15 anni fa, che però non ha avuto nessun tipo, come sempre, di seguito operativo, grazie, per capire, per esempio, quali sono le funzioni, le duplicazioni e la criticità, le criticità, come funzionano le sedi periferiche, che rapporto hanno con le regioni, quanto è stata realizzata, se è stata realizzata, mi spiace che l'onorevole Aprea abbia dovuto andare via, la riforma del titolo quinto della Costituzione e via dicendo. Cioè è opportuno avere chiaro di cosa stiamo parlando. Lo stesso lavoro evidentemente può essere fatto sulla scuola paritaria. Qui c'è un problema, che mentre la scuola statale bene o male è un sistema, la scuola paritaria non lo è. Esistono alcuni, che in altri paesi si chiamerebbero gestori di un certo numero di scuole, ma sono poche, sono quasi solo gli ordini religiosi e pochissimi altri. Esistono delle raggruppamenti di scuole indipendenti come le Steineriane o la Federazione delle Opere Educative, ma un lavoro di analisi di come queste scuole funzionano, di quali siano i modelli gestionali, di che cosa si possa ricavare, e un'analisi che porti avanti in modo più sistematico il lavoro di rottura che ha fatto su Armonia, cosa hanno fatto il suo libro, è un lavoro che ancora non viene fatto. Direi 7-8 anni fa, su iniziativa del professor Pasolini, che è un'altra dei combattenti a riuscire la guerra, cioè il sistema paritario, ci aveva consentito di, lui era riuscito miracolosamente a mettere insieme un certo numero di committenti laici e religiosi, ed era emesso con grande chiarezza tutta una serie di cose che meritavano di essere approfondite, tipo quanto vorrebbero le famiglie per mandare i loro figli ad una scuola paritaria, se è il loro desiderio. Era emerso che circa dal 6 all'8% dei genitori che erano o in quinta o in terza media avrebbero mandato un figlio alla scuola paritaria, ma non se lo potevano permettere, sono pochi. E sono persone per cui la libertà di scelta non funziona, perché quello che desiderano non è, allora poi era qui. Cioè è possibile trovare un trade-off, un punto di equilibrio fra i maggiori costi di finanziare le scuole o le famiglie paritarie e i minori costi della scuola statale? La risposta è no, perché la variabile lavoro, cioè il numero degli insegnanti, è una variabile indipendente, determinata non dai bisogni ma da scelte politiche. Fin quando, e quindi questo è il terzo punto, è il discorso che accennavo prima, è necessario fare una seria ricerca sull'introduzione possibile di un quasi mercato del lavoro degli insegnanti. Si chiama quasi mercato perché è necessariamente un mercato regolamentato. Non è possibile, io credo, pensare agli annunci sui giornali, non è concepibile. Però non è nemmeno possibile che gli insegnanti siano degli impiegati statali, perché questo azzera il loro diminuisce enormemente il loro prestigio. E teniamo presente che in una condizione, in un lavoro in cui gli aspetti simbolici sono così forti, il prestigio è spesso più importante di 20 euro al mese in più, e azzera la professionalità perché non riconosce il merito. Tutti i tentativi fatti per introdurre qualche forma di riconoscimento del merito, qualche volta qualche forma di differenziazione, sono stati azzerati. Lo stesso possiamo dire per quello che riguarda i dirigenti, e anche i dirigenti amministrativi, che avrebbero spesso un peso. Infine, ultimo punto
su cui parlerà poi Dario, che è il decano degli studi sulla scuola, non solo per motivi di età, ma credo di poter tirare la volata su Ammonia, che ha rotto questa specie di situazione omertosa. È necessario fare un serio, scientifico, approfondito lavoro sui costi dell'istruzione e sulla spesa dell'istruzione. Il Ministero, lo sa già come Zagallo, che non lo vedo più, ma è da qualche parte, però laggiù, con bizantinismi, eccetera, riesce a dare qualche dato. A non sono aggiornati, B sono dati opachi, C non li vogliono dare, sempre ispirando alle suore, dirò che questo è più custodito del terzo segreto di Fatima, su cui qualcosa siamo riusciti a sapere. Quindi credo che su questo sia possibile prevalentemente un'azione politica. L'obiettivo di questo lavoro è quello di questa analisi di costi e spese dei due settori, finalizzato a capire se e come, io ne sono convinta, ma questo, a parte che è finito il tempo, non fa parte di quello che intendevo dire, un valido sistema non statale rappresenta una risorsa economica e non un costo. Sono contento di essere qua, anche se a dirvi il vero, dopo che decano, dopo quasi 30 anni e più che difendiamo queste cose, vedo qui Pasolini in questa stanza, qui noi abbiamo fatto dei convegni sulla scuola libera 25 anni fa, di Gozzo la Martina, abbiamo fatto la scuola. Bene, insomma, 30 anni di convegni, di incontri, di interventi di giornale, di dibattiti, non è servito assolutamente a niente. Allora io ho a dire vero che perché se dicevo devo dire un'altra cosa, che sono felice di vedere, di incontrare qui Solana Monia, con la Davvero, perché io ho scritto un libro con lei e non la conoscevo di persona, questo libro che abbiamo scritto sono venuto per telefono e è uscito, quindi ecco, la conosco oggi di persona. Rivedo appunto anche Luisa dopo tante battaglie, insomma, quindi sono felice di stare con voi. Guardate, io credo che questa sia veramente una battaglia da portare avanti. Poi io terminerò il mio intervento con una domanda e una proposta. L'altra cosa che vorrei accennare, la domanda che vorrei fare, Pasolini, questa qui, ma l'università non sarebbe opportuno abolire il valore legale del titolo di studio? Questa ampia, queste cose. E fare un concorso oggi, un ragazzo che fa un concorso dell'università ha bisogno di un professore di diritto amministrativo per fare la domanda del diritto. E sono cose veramente assurde, non guardano, diciamo così, il contenuto dell'articolo, del saggio, su quale rivista ha scritto, se ce l'avevi la porta di studio, cioè veramente cose, io dico, abolire il valore legale del titolo di studio. Tu ti lauri, no, ti lauri lo Stato, questa è un'università, hai studiato con questi professori, hai fatto questi esami. E il pubblico e il privato ti assumono in base a quello che sai, questo è il primo punto. Il secondo punto che voglio accennare è questo accantonamento progressivo di quelle che sono le discipline umanistiche, cioè storia, filosofia, storia dell'arte, cose del genere. Cioè questo io credo che sia veramente un grande impoverimento. Il libro di Martinus Baum, che appunto le democrazie hanno bisogno di discipline umanistiche, credo che sia una cosa veramente molto molto importante. Questo, diciamo così, basterebbe chiederlo. Guardate, voi andate a chiedere a un ragazzo, io ho insegnato per tanti anni a pezzi politici, ultimi 25 anni a pezzi politici, e il primo anno insegnavo, il primo anno appena arrivavano questi ragazzi il primo anno, io dicevo, allora cos'è per voi democrazia? Guerra del popolo, guerra del popolo, e tu dici, ma guarda che se tutto un popolo è d'accordo a votare Hitler, c'è un massimo consenso, e il massimo consenso è la massima democrazia, allora no, questo no, e comincia a dubitare. Guardate, su questi concetti di fondo, noi veramente, ma, i nostri ragazzi, ma chiedete cos'è l'Europa, come è nata l'Europa, il Novecento, il problema della storia, del tema di storia.
Ma certo che cosa devono sapere questi ragazzi, che ha visto la filosofica, la storia dell'arte, che è storia di conoscenza, ma l'arte è conoscenza, vabbè. Abbiamo queste cose qua e vengono così accantonate, diciamo così, questa è una cosa molto grande. Ma o voi lo pensate, no? Il paese, cioè quello del popolo, il popolo, e dove sta il popolo? Ci sta, come Pietro, Giacomo e Giovanni, ma il popolo, o come il partito, non è che ti spende il partito, ti ha espulso appunto Peppino, Guglielmino e Giuseppe. Cos'è espulso il partito? Il partito non mangia, non beve whisky, diceva appunto Hemingway, e quindi appunto il partito nemmeno ruba però Peppino, Giovannino, e così di seguito. Cioè, allora la questione che si può vedere bene, mi ha detto la filosofia, questi materialisti che mancano, sono una gravità enorme, ma a parte questo, io sono qui a parlare appunto a dare un piccolo contributo sul problema, ecco, della libertà di insegnamento. Sì, è vero, Luisa, sono tanti anni che ne abbiamo parlato, discusso, sì, pubblico e privato, appunto, che sia buono solo ciò che è pubblico solo ciò che è statale, è veramente una follia, come capite benissimo questa cosa. Però. Bene, allora io vorrei semplicemente vedere alcuni pregiudizi. Innanzitutto, il primo pregiudizio è questo, quello che io ho incontrato via via, diciamo così, perché vi garantisco, dopo tanti anni che ho fatto questa disputa, se io avessi incontrato una vera obiezione contro, per esempio, il buono scuola, ecco, io questa cosa l'avrei abbandonata. Ma effettivamente non ho trovato nessuna vera obiezione, sono obiezioni ideologiche, diciamo così, perché le scuole private sono scuole dei preti e le scuole dei preti sono scuole che educano al dono. Al dono. Ora guardate, io non voglio. È meglio dell'Agostino, scritto dei gesuiti. Appunto. Cioè, educa al dogma. Ora guardate bene, io non voglio fare parte. La domanda che si, perché l'obiezione che si pone è questa, si dice un cristiano è un dogmatico, quindi lo Stato di diritto, la legge dello Stato è in pericolo. Ma la domanda che si pone, io pongo adesso, poi non la gruppo direttamente, è la seguente: sarebbe stato possibile l'Occidente, lo Stato di diritto, senza il messaggio cristiano? Questa è la domanda che si deve porre, e se voi studiate la faccenda, vedete che le questioni sono ben diverse. 112 d.C., guardate bene, Plinio il giovane scrive una lettera all'imperatore Traiano. Plinio il giovane era e dice: qui in Bitinia si sta diffondendo appunto questa peste di superstizione che è il cristianesimo. E cosa ho fatto io? Dice Plinio il giovane governatore all'imperatore, cioè Domine. E cosa ho fatto io? Ho messo questi cristiani, l'ho portato sulla piazza, ho messo la tua statua di Cesare, e che non diceva che è Santirios, che non diceva che Cesare è il Signore, è l'assoluto, io l'ho ammazzato. Gli altri li adulavano, io gli ho dato appunto la scena stare. Che cosa è venuto al mondo, diciamo così, col messaggio di Cristo? Appunto lo mondo che è la coscienza di ogni uomo e ogni donna che giudica il potere politico e non viceversa. Io non sto a fare la cosa, voi sapete quello che dice la croce. Non possiamo non dirci cristiani. Questo perché? Per cui altro, perché il messaggio cristiano è andato nell'intimo dell'anima e lì appunto diventa, la coscienza diventa una, diciamo così, un giudice di un tribunale, Guardate bene, posso citare Popper, posso citare altri, cioè ci rendiamo conto che veramente senza l'idea di persona umana, sacra, inviolabile, creativa, responsabile, libera, noi non avremo lo Stato di diritto. Perché le regole dello Stato di diritto sono regole in difesa della persona umana, dei suoi diritti, della sua libertà, della sua responsabilità. Togliete, cioè distruggete la persona umana, diciamo così, e togliete lo Stato di diritto. Altra obiezione che si fa è appunto che soltanto l'educazione dello Stato, come dicevi fino a tu, è l'educazione democratica, uguale per tutti, eccetera, eccetera. Ma vedete, questo qui è un mito da. Perché il problema di fondo è che in questo modo si elimina quello che è il principio di sussidiarietà, cioè si elimina quello che so che sono i corpi intermedi, e voi eliminate i corpi intermedi e avete solo lo Stato. I corpi intermedi sono la vera difesa, diciamo, cos'è i corpi intermedi? Sono le associazioni volontarie, associazioni sportive, case editrici, giornali, ecco, scuole. Eliminate questi corpi intermedi e avete solo lo Stato. Stato unico maestro, unico giudice, unico padrone.
Ma vengo al problema appunto all'obiezione più grossa, che è l'obiezione che ho incontrato, diciamo così, ormai in 35 anni di battaglie per tutti, diciamo, battono per tutto, no? La prima battaglia che si crede è una cosa, come dicevo con loro, è una cosa buona. Bene, Maggi parlava di Tocqueville. Ma perché lo Tocqueville? Tocqueville dice: voglio che si possa organizzare accanto all'università, accanto alla scuola, una seria concorrenza. Lo voglio perché lo richiede lo spirito generale di tutte le nostre istituzioni. Lo voglio anche perché sono convinto che l'istruzione, come tutte le cose, ha bisogno di perfezionarsi, di unificarsi, di rigenerarsi all'occorrenza dello stimolo della concorrenza. Ecco, la concorrenza, guardate bene, non è né conflitto né guerra. Dice Friedrich von Hayek, la concorrenza è la più alta forma di collaborazione. E se volete, lo ripeto questo, Friedrich von Hayek, la concorrenza è la più alta e più efficace forma di collaborazione. No, perché... La concorrenza, diceva, scusate, è la più alta, dice von Hayek, che la concorrenza è la più alta, appunto, la più alta forma di collaborazione. E questo perché? Pensiamo alla scienza, noi altri. In che cosa consiste la ricerca scientifica? E la ricerca scientifica è in tutti gli ambiti in cui si pratica, appunto, in fisica, in chimica, in biologia, in economia, in storiografia, eccetera, in ermeneutica, in cui un testo. Ecco, la ricerca scientifica è veramente si risolve in principio di tentativi di soluzione di problemi. E tu per risolvere i problemi non puoi fare altro che scatenare la fantasia che crea questi posti, questi mondi possibili, che poi controlli. Ora qui non voglio fare una lezione pompeiana, ma voi capite, noi inciampiamo nei problemi, non facciamo ricerca scientifica, ovunque la facciamo, sia chiaro, e inciampiamo nei problemi, inventiamo questi mondi possibili, cioè queste teorie, queste ipotesi, ecco, e poi li andiamo a controllare. In realtà noi non possiamo verificare un'ipotesi, verificare, fare vera un'ipotesi, vera un pace teoria, non possiamo farlo questo, che due matematico lo sa, perché appunto c'è una asimmetria logica tra la conferma di una teoria e la smentita di una teoria, cioè quante conferme un'ipotesi possa aver avuto non è mai certa, mentre diciamo così, soltanto un fatto negativo, se una teoria diciamo è un fatto negativo, la teoria è salta per aria, cioè viene falsificata, secondo appunto, ripeto, detto per i medievali, fa semino, fa senomenus. Voi volete legare a questo concetto? Quando noi diciamo, no? La verità scientifica, la verità scientifica è certezza, eccetera. No, no. De scienza disputandum, de cultus non disputandum, ma de scienza appunto disputandum. Quando noi abbiamo un'ipotesi, noi controlliamo un'ipotesi in qualsiasi ambito, quando noi lavoriamo nella scienza, nella ricerca scientifica, noi facciamo un'ipotesi e come facciamo? Controlliamo l'ipotesi. Ora, un'ipotesi è ciò che essa contiene, ciò che secondo me sono le sue conseguenze. Quindi noi, fatta l'ipotesi, tiriamo giù le conseguenze di questa ipotesi, stiamo bene? E dobbiamo vedere se queste conseguenze si danno nei fatti. Se si danno nei fatti, diciamo che per quanto ne sappiamo fino a prova contraria, salvo errore, l'ipotesi è buona. Se invece un fatto negativo va contro l'ipotesi, la teoria salta per aria. E semplifico, per essere chiaro, guardate bene, per l'idea di falsificabilità che poi ci serve appunto al problema scolastico. Io voglio fare un teorema, diciamo così, non sull'atomo, faccio su di te, posso fare una cosa su di te? Sì, faccio una cosa su di te. E dico, la mia amica Luisa è una persona generosa, cosa faccio io? Voglio controllare queste ipotesi e tiro giù le conseguenze. Se Luisa è generosa, ci paga il caffè, ci offre il taxi, ci paga la stanza da Roma, a Roma, a soldini, e ti offre, e così di seguito. Ci facciamo 8 conseguenze, vediamo che ci paga il caffè, ci offre il pranzo, ci offre il taxi, eccetera. Dopo 8 conseguenze che vengono confermate, io chiedo, ma Luisa è davvero generosa? Cosa si può dire? Cosa dice sei sorella? Dice, per quanto ne so, fino adesso, fino a prova contraria, salvo errore, Luisa è generosa. Ma se io dico, Luisa è generosa, dunque ci paga il caffè, ma il caffè non ce lo paga, dunque non è generosa. Vedete bene? Un fatto migliore. Pazzo non lo passa. Quindi noi, guardate bene, nella scienza non facciamo altro appunto che andiamo avanti per congetture e confutazioni. E dice Popper, l'errore individuato, cioè commesso, individuato ed eliminato, è il debole segnale rosso che ci permette di venire fuori dalla caverna della nostra ignoranza. Ecco. O ancora, guardate bene,
Questo significa che è razionale guardare bene, che razionale non è un uomo che vuole avere ragione, ma un uomo che vuole imparare dai propri errori e da quelli altrui. La scuola razionale, dice Popper, non è un uomo che vuole imparare, perché è un uomo che vuole avere ragione, ma un uomo che vuole imparare dai propri errori e da quelli altrui. Allora, la scienza va avanti, diciamo, attraverso questa competizione dura tra idee. E io mi chiedo, e che cos'è la democrazia o una società aperta se non una competizione di partiti, diciamo così, per la soluzione dei problemi? E che cos'è il libero mercato economico, diciamo così, se non competizione di merci e servizi sul libero mercato? E se noi andiamo a guardare il principio di competizione, guardate bene, è un principio che anima scienza, democrazia, libera economia, è il principio che sta a fondo dell'Occidente. Eliminate appunto questo principio di competizione, eliminate l'Occidente. Ora io vi chiedo, ecco, se c'è un'obiezione che viene comunque sempre fatta di fronte, vi ricordo a Napoli, alcuni anni fa, davanti a 2.000 persone da via del Mediterraneo, no? Quando si dispara la competizione, ci fu un illustre personaggio che disse: competizione, brutta parola! Così, veramente, delle cose inconcepibili, ripeto, quello che diceva io, che la competizione, la concorrenza è la più alta forma di collaborazione, la più elevata forma di collaborazione. Ora, questa proprio, diciamo così, questa concorrenza è ciò che viene l'obiezione che si fa di continuo contro la scuola libera. Non ci deve essere concorrenza, perché l'unica scuola veramente che educa è la scuola di Stato. Ora, c'è appunto l'articolo 26 della Dichiarazione dei diritti umani, il 48, dice: ogni individuo ha diritto all'istruzione. E al comma 3 dice: i genitori hanno il diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. E poi ci sono, appunto, voi sapete che le carte europee, ne cito soltanto una, quella dell'84, la risoluzione della libertà di insegnamento, il Parlamento europeo ha chiesto al comma 8 che gli istituti di insegnamento fondati per libera iniziativa, che soddisfino alle condizioni oggettive indicate dalla legge per rilascio dei diplomi, sono riconosciuti dallo Stato e si attribuiscono i medesimi titoli delle scuole statali. E al comma 9 si afferma con chiarezza: il diritto alla libertà di insegnamento implica, per sua natura, l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario. Questo è il problema, Luisa, il profilo finanziario. Perché la legge ci può venire a digitare, sì, il sistema è unico, sì, ma uno è finanziario una parte e l'altra no, tu fai pure le linee di questa scuola. Ripeto, il diritto, questa è la risoluzione appunto del Parlamento europeo, il diritto alla libertà di insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e al rendimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle a cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti dei gestori, dei genitori, degli alunni e del personale. Ecco, di fronte a queste cose dell'Europa, l'Italia e la Grecia appunto sono gli unici, poi sono anamonia, queste cose se le vuol dire, dove tutti gli stati europei, no, aiutano le scuole paritarie, mentre l'Italia e appunto la Grecia. Ecco, questa è una cosa che dobbiamo dire. Per di più, ogni volta che c'è, guardate bene, che c'è un'occupazione di una scuola o un sindacato per le strade, le scuole private che rubano i soldi alle scuole pubbliche. Quando se non ci fosse la scuola privata, guardate bene, lo Stato dovrebbe pagare 6 miliardi l'anno, come vino, forse più. Così i calcoli sono ancora di più forse, ma sono 6 miliardi l'anno. Quindi è appunto i genitori che pagano le scuole, che spendono per le scuole libere, che aiutano lo Stato e non viceversa. In ogni caso, qualcuno di voi potrebbe dire che, siccome Antistere è un vecchio bigotto, peccatore bigotto, allora dice come Sorbonne è fuori, allora difendono le scuole cattoliche. A me dispiace vedere appunto che muoiono le scuole sia laiche sia cattoliche. Quello che mi dispiace è appunto che si spegne, vediamo che si spegne
ogni tre giorni si è spenta una scuola libera, l'anno scorso si è spenta una scuola libera ogni tre giorni. Ora io vorrei sottoporre la vostra attenzione a alcuni pensieri, ecco, di grandi pensatori, di illustri uomini, e poi farvi una domanda e farò una domanda, visto che come Luisa e gli altri amici hanno detto delle cose molto importanti che diranno ancora loro. John Stuart Mill, le obiezioni che vengono giustamente mosse all'educazione di Stato non si applicano alla proposta che lo Stato renda obbligatorio l'istruzione, ma che si prenda carico di dirigerla, che non è una questione del tutto diversa. Sono il primo a deplorare che l'intera istruzione, qualsiasi sua parte, sia affidata allo Stato. Tutto ciò che si è affermato sull'importanza dell'individualità dei caratteri, delle diversità di opinioni e comportamenti implica la stessa incommensurabile importanza alla diversità di educazione. Un'educazione di Stato generalizzata non è altro che un sistema per modellare gli uomini tutti uguali, e poiché il modello è quello che ha dito al potere dominante, se esso è il monarca, il clero, l'aristocrazia, la maggioranza dei contemporanei, quanto più efficace ha successo, tanto maggiore è l'ispodismo che instaura sulla mente e che per tendenza naturale porta a quella del corpo. Un'educazione istituita e fondata dallo Stato dovrebbe essere tra più un esperimento in competizione con molti altri, condotto come esempio e stimolo che contribuisca a mantenere un certo livello qualitativo generale. Spero bene, soltanto quando la società in generale è uno stadio così arretrato che non sarebbe in grado di crearsi istituzioni educative adeguate, se lo Stato non si assumesse il compito, il governo può, scendendo tra due mani minore, incaricarsi della gestione di scuole e università, come potrebbe fondare la società per azioni se l'iniziativa privata del paese non fosse abbastanza sviluppata dall'intervento delle grandi attività industriali. Io questo ho sperimentato, io sono andato a scuola prima elementare nel 1946, appena dopo la guerra, se non c'era lo Stato, praticamente nessun privato evidentemente avrebbe fatto la scuola. Quindi non è questo, cioè, il pubblico dove è necessario, la possibilità appunto, ecco, della competizione dove è possibile e dove rende meglio. Questo dicevo sì è Stuart Mill. Antonio Rosmini parla bene, i padri di famiglia hanno dalla natura e non dalla legge civile il diritto di scegliere per i maestri e educatori della loro prole quelle persone nelle quali ripongono una maggior confidenza. E dopo un prete come è Beato Rosmini, Bertrand Russell, lo Stato, dice Russell, è giustificato nella sua insistenza perché i bambini vengono istruiti, ma non è giustificato nel pretendere che la loro istruzione proceda su un piano uniforme e miri alla produzione di una valida uniformità. L'educazione è la vita della mente in generale, una faccenda nella quale l'iniziativa individuale è la cosa più necessaria. La funzione dello Stato dovrebbe iniziare e cessare con l'insistenza per un certo quantitativo di educazione e, se possibile, un genere di educazione che favorisca l'individualismo mentale, non del genere che si conforma ai giudizi dei funzionari governativi. E ancora, l'istruzione statale produce, nella misura in cui ha successo, un gregge di malati ignoranti, tanto grande e tale disgrazia che il mondo sarebbe molto migliore se l'istruzione statale sarebbe introdotta. Esagera, ma non è questa la faccenda. E a questo punto Antonio Gramsci. Questa è una cosa che mi sorprenderà. Antonio Gramsci. Noi socialisti dobbiamo essere propugnatori della scuola libera, della scuola lasciata all'iniziativa privata e ai comuni. La libertà nella scuola è possibile solo se la scuola è indipendente dal controllo dello Stato. Il compagno Bartolini non ha trovato difficoltà nel suo esperimento perché è direttore di una scuola pareggiata. Non è per escluso che in avvenire il provveditore intervenga e rovini tutto il lavoro fatto. Noi dobbiamo farci propugnatori della scuola libera e conquistarci la libertà di creare la nostra scuola. I cattolici faranno altrettanto dove ci sono la maggioranza, chi avrà più filo tesseramente. Ma oltre Rosmini voglio citare un altro forte anticlericano, ma un uomo che amava veramente la libertà, Gaetano Santini. Pasolini. Dice Santini, guardate bene, il governo tenga le sue scuole e cerchi di farle andare meglio che sia possibile,
e i privati restino assolutamente liberi, nei limiti delle leggi comuni, di organizzare la scuola come meglio credono. La scuola privata può anche avere un utile campo di tentativi e esperimenti pedagogici, a patto di essere lasciata del tutto libera. Dalla concorrenza, vale del bene, delle scuole private libere, le scuole pubbliche, purché stiano sempre in guardia e siano spinte dalla concorrenza a migliorarsi e non pretendono necessariamente eliminare con esperimenti legati alla concorrenza stessa, hanno tutto da guadagnare e nulla da perdere. E ancora, la scuola laica, come non accetta sterilmente nessuna dottrina ufficiale, così non bandisce ufficialmente e tragicamente nessuna dottrina, neanche quella dei suoi avversari. La lotta della libertà non ha nulla da temere, neanche dai suoi peggiori nemici. La scuola laica è la scuola della libera concorrenza e del libero scambio. Vincano in esse i migliori. È molto diffuso a noi il desiderio che sia proibito il signor Guerrero, ma anzitutto una proibizione di questo genere sarebbe assai difficile farla rispettare. Che cosa è la scuola privata? A parte le difficoltà materiali insuperabili che renderebbero vana ogni legislazione giacobina contro le scuole private, io non credo che la scuola pubblica avrebbe molto da guadagnare dalla scomparsa della scuola privata. Questa può essere un utile campo di esperimenti pedagogici, rappresentare sempre un pugilione ai fianchi della scuola pubblica e obbligarla a professionarsi senza tregua se non vuole essere vinta e sopraffatta. E poi, sentite questo qui, e poi, se nella città in cui abito le scuole pubbliche funzionassero male e vi fossero scuole private che funzionassero dove meglio mi aggrada, che funzionassero meglio, io vorrei essere veramente libero di mandare i miei figli a studiare dove meglio mi aggrada. Lo Stato ha il dovere di educare bene i miei figli se io voglio servirmi nelle sue scuole. Non ha il diritto di impormi le sue scuole anche se essi, i miei figli, saranno educati male. Questo è appunto la Gaetano Salvemini. Sì, finisco subito. Ci sono altri esempi di altre cose di Finisco subito. L'altra cosa ci sono altri esempi, come Einaudi dice appunto che il monopolio della scuola è danneggiato come in un'economia altrove. Ecco quello che poi c'è Sturzo che dice che in Italia, che gli italiani non saranno liberi finché la scuola italiana non sarà libera, diciamo così, no? Ecco, vabbè, io ho portato questi esempi per poter portare anche da ogni campo per dimostrare che questa idea di scuola libera non è una scuola, un'idea che viene a scuola viene fuori da un gruppo di bigotti, eccetera. Allora, quello che io vi domando, ecco, la mia domanda è questa, era proposta un'altra. La mia domanda è questa. Io vi chiedo, è ancora uno Stato di diritto? Quello di un cittadino per acquistare un pezzo di libertà deve pagarlo? Questa è la domanda a cui si devono rispondere i nostri politici e che ho cercato di mettere un minuto contro la Mazzolana Monia. Ripeto la domanda. E ancora uno Stato di diritto, Luisa, il nostro Stato, dove uno per acquistare un po' di libertà deve pagare. Primo punto. Secondo punto. Diceva David Hume che la libertà si perde tutta in una volta. E noi vediamo che, ecco, queste scuole, le scuole libere, cattoliche o non cattoliche, ecco, ne sono morte l'anno scorso uno ogni 3 giorni, diciamo così. Allora, è vero, la libertà si perde tutta in una volta. È chiaro che il pezzo della libertà è la vigilanza. Noi certamente abbiamo vigilato sempre, abbiamo discusso, cioè, ma non serve a niente. La mia proposta è questa: finché noi non saremo capaci di portare avanti a Montecitorio 1 milione, 2 milioni di persone, queste nostre cose rimarranno appunto, diciamo così, cadute al vuoto e si vedranno morire le scuole libere. Perché in Italia la scuola libera è solo libera di morire. Ringraziamo il professore Antiseri e cedo la parola a Sor Anna Monia Alfieri, per la quale avrebbe sottolineato l'impegno sul tema in un contesto assolutamente laico, perché, come dire, è riuscita a rompere una sorta di velo di ipocrisia, come è stato poco fa detto, coinvolgendo un po' tutto il bel paese e non solo la parte cattolica di questa nazione. Ecco,
Io ringrazio sentitamente il dottor Spacchiola e Chiara Iannarelli con tutto l'articolo 26 per aver voluto questo evento. Ringrazio la professoressa Rivolzi e il professor Antiseri, perché è vero, quando si parlano di queste questioni, qual è il problema? Che bisogna resistere nelle lunghe durate, no? Perché richiedono tanto tempo e richiedono la resistenza nella lunga durata. E devo dire che la loro presenza per noi è anche una grande testimonianza per me, perché fa ancora sperare che c'è spazio per la cultura, c'è spazio per il ragionamento, c'è spazio per la riflessione, no? E allora a me piace, già stato detto tanto, che effettivamente quanto avviene in Europa sembra una grave eccezione, l'abbiamo già detto, e il problema non è in Europa tanto la legittimità ma quanto la modalità. Però io mi sono sempre posta una domanda, la mia è una logica un po' stringente, no? E non amo le sfumature, nero e bianco. Allora mi sono detta, ma com'è che l'Italia non ce la fa? Ma qual è il modo degli italiani di approcciare le questioni? E allora mi sono sempre ritrovata molto nella frase di Leopardi: il modo italiano di approcciare le questioni è questo. Lui descrive il popolo italiano e dice: certamente gli italiani, sintetizzo, sono nella pratica 1000 volte più filosofi del maggior filosofo che si trova in qualunque delle 20 nazioni. Cioè noi siamo filosofi. Noi riflettiamo, diciamo, discutiamo, dobbiamo analizzare, filosofiamo sulle questioni. E intanto ci muore il paziente mentre stiamo lì a filosofare, perché in realtà le 380 scuole paritarie che chiudono all'anno, non sia mai, io me ne guarderei bene, non vorrei mai essere associata a questa gravissima lotta, che la scuola paritaria è la scuola dei ricchi per i ricchi, perché come si crea il pensiero, si crea la profezia, perché la profezia è: voi siete la scuola paritaria, cioè la scuola dei ricchi per i ricchi, sono rimaste 12.000 scuole, chiudono ogni anno 380 scuole paritarie, quelle che hanno la retta sotto i 4.000 euro, restano aperte le scuole paritarie retta over 5.000 euro, abbiamo realizzato la profezia, potranno dire che siamo stati profetici. E allora qual è l'Italia? Proprio mi è piaciuto quello che ha detto la professoressa Ribolzo, non ci avevo mai pensato. Io ho fatto giurisprudenza perché avevo il senso della giustizia, della magia, dell'omertà, di combattere. Ecco, forse sì, bisognava smascherare una realtà omertosa che loro come ricercatori ci hanno sempre sostenuti ed aiutati, però forse anche il nostro mondo religioso di approcciare le questioni doveva avere un giro di boa. Cioè, non mi dare soldi ma non controllarmi forse ha avuto un prezzo. E allora il percorso dal 2000, qui abbiamo Roberto Pasolini, gente che a me è stato detto tutto, pubblico, paritario, ma la domanda rimane sempre quella, che la domanda che alberga nelle nostre realtà: bellissima questa roba qui, ma chi paga? Ed è una domanda alla quale noi italiani non siamo ancora riusciti a trovare risposte. Vedete che è emersa in un modo più elegante dalla professoressa Ripolsi, più provocatorio dal professor Antiseri. La legge 62 non dice chi paga, e non lo dirà da quel momento in poi nessuna legge. Non si riesce a rispondere a questa domanda. Sappiamo benissimo che ha un costo elevatissimo l'istruzione, abbiamo sempre detto la scuola paritaria e la scuola privata dei ricchi per i ricchi, ma in realtà la domanda di fondo è: perché il ricco sceglie e il povero si accontenta? Devo convincere la classe politica che per l'80% studiamo nelle nostre scuole e per il 99% manda i figli da noi oggi. E quindi poi si dimostra che la scuola, cioè io devo convincere queste persone che di mattina portano il bambinetto a scuola, impargono e di pomeriggio votano. Tagliamo alle scuole paritarie quei soldi perché le 500 euro ad allievo che diamo riscatteranno la scuola statale, perché nella scuola statale i ragazzini chiedono al ministro della Repubblica Italiana la carta igienica. E tu con che coraggio chiedi la libertà di scelta educativa? Allora, mi ritorna sempre in mente questa questione economica. Io ho fatto economia, quindi per me i conti hanno un senso. Rimane aperta questa domanda. Abbiamo avuto un barlume di luce, proprio di sprazzo di luce nel nostro filosofare con il decreto IMU, dove è stato ampiamente dimostrato che le scuole paritarie che hanno una retta sotto il costo medio studente, cioè una retta simbolica, non avrebbero pagato l'IMU. E questa retta simbolica ce l'ha detto il MEF, non l'ha detto solo Anna Monia, l'ha detto il MEF, sono 6.000 euro, quindi un barlume di luce. E allora, simbolico rispetto a che cosa si dimostra? Quindi la Corte Europea nel 2018 ci dà ragione, cominci a capire che sei sulla via. Cominci,
è stato detto che regionalista, classista, discriminatorio, perché anche la discriminazione ha un costo, eh? E non soltanto perché perdiamo 304 scuole paritarie, 24.000 alunni all'anno, ma perché nella scuola statale, come è stato dimostrato ed è stato anticipato, non regge un sistema così. Quindi dobbiamo chiederci se servono più risorse, no? Però mancano 1.800 presidi, 80.000 supplenti, abbiamo ancora bisogno, 50.000 cattedre di sostegno, 2.000 direttori amministrativi e con tutto i NIT che ci costano 30 miliardi di euro all'anno. Ma quanto mi costa un allievo della scuola statale per avere un disastro così? Chiunque di noi ha un minimo di capacità gestionale sa che un disastro così, prima che arrivi la bancarotta fraudolenta, è da chiudere un'azienda di questo tipo, è inefficiente, cioè sperpera, spreca. E allora quanto costa? Si dimostra che un allievo della scuola statale, usciamo da questo clima omertoso, un allievo della scuola statale costa 10.000 euro di tasse dei cittadini. Non è così gratuito allora. E allora tu ti chiedi, e devi chiedere ad un bambino perché chiede la carta igienica con 10.000 euro, che cosa sta succedendo? Per un allievo che frequenta la scuola paritaria, per 1 milione di allievi che frequentano la scuola paritaria, lo Stato destina 500 euro, quindi fa risparmiare che cosa? 9.500 euro, un buon amministratore gestisce il denaro pubblico, io pago le tasse, anche voi. Quindi chiedo conto di come gestisci le mie tasse, ma ritorna sempre, vedete, il problema economico. E allora lì, in un modo dirompente, ragione la professoressa Ripolsi, con questi ricercatori, un uomo che è un docente universitario, e Maria Chiara Parola, sapevo che sarebbe stato un tema dirompente, però mi sono posta la domanda che ci si fosse nella sanità, quanto costa una siringa? Quanto costa produrre uno studente? È dirompente, lo sappiamo, va approfondita, non è una realtà scientifica raggiunta, però io ho quell'altra emergenza, tra 4-5 anni si realizza la profezia, non abbiamo tempo per disquisire se... E allora si individua il costo standard, ma con una particolarità, il costo standard di sostenibilità per allievo, in una realtà di efficienza organizzativa, io non poco mi interessa sapere quanto tu spendi per formare un allievo, ti dico io quanto devi spendere per formare un allievo efficiente. E dirompente, lo so, prendetelo con le pinze, però bisognava uscire da uno stallo della disquisizione sulla legittimità e passare sulla modalità, perché in Italia il problema è finanziario, bisogna rispondere alla domanda chi paga, non ci serve una nuova legge. E allora si individua il costo standard che fa un passo avanti di sostenibilità, cioè che è sostenibile per quel soggetto gestore, perché intercettiamo i diversi soggetti gestori, ma che poi non c'è ancora l'allievo, perché qualcuno ci deve spiegare se la famiglia ha la libertà di scelta educativa a cui si ispira l'articolo 26, e poi in realtà quando sceglie la scuola statale apparentemente non paga nulla ma costa 10.000 euro, se sceglie la scuola paritaria gli diciamo no perché sei povero, il ricco sceglie e il povero si accontenta, discriminato due volte. E allora si individua attraverso un sistema, un processo, abbiamo analizzato dei bilanci di scuola statale, confermo quanto ho detto la professoressa Ripolsi, non perché abbia bisogno della mia conferma, ma perché lo ricordo nella fatica che sostenni, perché se viene l'agenzia delle entrate nelle nostre scuole, noi non gli diciamo vai uno sgabuzzino e scattabella che trovi le carte, le dobbiamo presentare. Se tu vai a cercare i dati del ministero, prova provata perché l'ho provata io, stai un anno parcheggiato a scattabellare una serie di documenti che poi devi incrociare i dati, perché la scuola in cifre dopo il 2011 non viene più prodotta, perché la domanda non è perché è troppo fatica, è molto più profonda, perché è solo la non conoscenza che legittima l'ingiustizia, la conoscenza non dà spazio all'ingiustizia. E non è quindi sì, allora si individuano i costi della scuola statale, si analizzano una serie di bilanci di scuola paritaria, ma anche lì dobbiamo dircelo, la fatica di avere questi bilanci della scuola paritaria, altro che il terzo segreto di Fatima, peggio, siamo in perdita, ma a morire se uno pubblica, con tutto il rispetto parlo della mia congregazione in realtà, non delle altre, e se pubblica un bilancio di scuola paritaria. Quindi quanto è faticoso il lavoro anche della ricerca, quanto allora noi ci teniamo a porre al centro la famiglia, non accettare sconti neanche noi, perché non c'è alternativa. E allora si analizzano quei bilanci
e si comincia a dire che i costi standard devono essere unici. Perché non ci devono essere i costi standard per la scuola statale e la scuola paritaria. Può essere divisivo questo concetto, ma noi avevamo bisogno di uscire dalla ideologia di chi sosteneva che la scuola statale era libera, trasparente, laica, aperta a tutti, e la scuola paritaria voleva i soldi per poi fare i propri scuoli. Allora controllo, controllo per tutti. E allora è un costo che spinge in alto, che spinge a migliorare, guarda l'interezza, guarda la personalizzazione, perché avere un bambino disabile in classe non basta la volta di principio che il docente di sostegno è per la classe, non è per l'allievo. Io devo poi anche dare al docente di sostegno. E allora quindi è un costo diverso. Vado veloce per stare nei tempi, non è un parametro semplicemente economico, non nasce per tagliare i costi, non sottopaga i docenti perché sprendono i contratti collettivi nazionali del lavoro, e realizza la libertà di scelta della famiglia, fornisce a tutte le scuole le risorse necessarie per realizzare quei processi educativi. Cosa comprende? Perché poi noi abbiamo voluto, come dire, non legittimare più le persone nella disquisizione mentale. O sì o no, o ci stai o non ci stai, o hai un'alternativa. Altrimenti tu ti renderai responsabile di fronte alla società italiana dell'aver ucciso e dell'aver osservato mentre c'era lo sterminio e mentre c'era il crollo del pluralismo educativo. Tu c'eri. E non è vero che non sapevi, sapevi. E allora ritornano, non le discriminazioni come vengono legittimate. Io avevo la paura che questa discriminazione venisse legittimata con il non sapevo, no, non sapevi, vedevi quei treni partire e sapevi dove andavano. Allora abbiamo contemplato l'assicurare il costo standard, che cosa comprende, assicurazione, cancelleria, materiali di consumo, nel libro il diritto di apprendere nelle linee di investimento, c'è proprio il bilancio, il personale non docente, quanto è di manutenzione, perché se un allievo della scuola statale costa 10.000 euro, perché noi consideriamo la scuola statale un ammortizzatore sociale? Un docente lo paghiamo tre volte, tre docenti per averne uno, se ci va bene. E il costo di riscaldamento, la pulizia, progetti di lingua straniera, il progetto di disabilità, l'integrazione, disturbi dell'apprendimento, tutti, proprio ci siamo, io ho chiesto a quelle presidi che se ne inventano di tutti i colori, no? Perché poi vanno per le sole, a volte sono... Ecco, allora abbiamo chiesto anche a loro, abbiamo considerato delle efficienze, perché una classe non può avere meno di 25 alunni, perché la classe di 5 alunni non è soltanto educativa, è un tuo guizzo, allora te la fai parentale se vuoi. Allora abbiamo distinto le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, e abbiamo scoperto che non è vero che un allievo deve costare 10.000 euro indistintamente, perché l'allievo della scuola dell'infanzia costa diverso, differentemente dall'allievo della scuola secondaria di primo grado. Nella scuola in cifre del 2011 io avevo detratto un elemento anomalo, gli allievi costavano tutti uguali, 7.000 per tutti, indistintamente, a piedi vista il finanziamento, altro che autonomia. Quindi indichiamo tutti i vantaggi, arrivo alla fine, i risultati, tu vai a scoprire, e io ribadisco, vorrei essere smentita, ma soprattutto io ho un'altra urgenza, non di essere smentita o di essere accreditata, ho bisogno che la famiglia italiana possa scegliere fra una buona scuola pubblica statale e paritaria, perché ha già pagato le tasse senza disquisizione, perché il pluralismo è gravemente compromesso. E allora vedi che l'allievo della scuola dell'infanzia costa 3.200, costa 3.700, ci sono tutti dei parametri, se c'è il bambino disabile, ma non ti darò uno, ma ti darò 0,9 punti se sei una scuola inefficiente, perché io non pago le tue inefficienze, sia tu una scuola statale che una scuola paritaria. Allora vedrai morire tranquillamente quelle scuole statali che non funzionano, quelle scuole paritarie che mi lampano i titoli perché nessuno li sceglierà più. Perché io, famiglia, che ho il potere d'acquisto con un portafoglio, non ti scelgo, a te Marcellina non ti scelgo, non mi piaci. Oggi nessuno può scegliere. Nella scuola primaria si dividono 4.800, 5.600 con il disabile, vado veloce, sono individuati 8 tipologie di costi standard, per tutti i gusti, frittimisti. Andiamo avanti fino alla scuola secondaria, la media è di 5.000. Di fronte a un meccanismo così qual è l'atteggiamento? Più qualità, più studenti, più finanziamento, chi perde, chi è mediocre. Allora chi comincia a dire di no, ti devi fare la domanda da che parte sta. Se la sua mediocrità la dobbiamo pagare noi. Impedire la libertà
libertà di scelta educativa dei genitori costa allo Stato italiano e alle tasse dei cittadini 7 miliardi di euro. Dovremmo conciliarlo con quel famoso senza oneri per lo Stato. Altro che oneri. Gravemente oneri. Io chiedo conto proprio da questa sala e a voi e a tutti i cittadini e ai politici dove vanno quei 7 miliardi di euro. Vorrei capirlo. Me lo devi spiegare. Perché sono soldi sprecati se c'è la persona ti chiede la carta igienica. E se il disabile, sono stata chiamata una volta da Repubblica per un'intervista di quelle che si fanno alle suore perché devo tenere il tranello. Suora ha già fatto il contrario. Mi dice, terribile, io di queste cose chiedo conto. Suora, una figlia disabile in carrozzina, durante la ricreazione, uno di quei tanti docenti che sono nella segreteria può spingere la carrozzina di mia figlia? Gli devi rispondere no perché non è abilitato. E questo, devi tenere in classe sordomuti 8 ore senza il mediatore linguistico perché non abbiamo fonti. Provate a dire a una famiglia che ha un disabile tutte le grandi concetti sull'integrazione e sul diritto alla vita. E concludo così con questa frase. Quindi i risparmi sono evidenti, non c'è tempo purtroppo. Questo standard di sostenibilità risponde alla domanda nella modalità e non più nella legittimità del chi paga. Perché se noi non riusciamo a fare delle domande che hanno delle risposte che inchiodano, la nostra disquisizione, concludo così, legittima la discriminazione, ma ahimè, avalla l'inerzia politica. Grazie a Sara Lamonia, siamo arrivati all'ultimo intervento. Prima di passare la parola alla relatrice, io ci tenevo a sottolineare che la motivazione di questo convegno è quello poi di dare vita a una serie di azioni che poi possono essere decisive per far sì che questa libertà abbia una prima consistenza. L'articolo 26 è l'associazione che ha organizzato e sostenuto questo evento. Iaia Carelli è la vicepresidente, che ringrazio doppiamente anche per avermi coinvolto, e come possiamo immaginare, insomma, il nome dell'associazione si ispira all'articolo 26 citato prima dal professore Antiseri. Quindi le lascio la parola per le conclusioni e anche per farci capire come verrà declinato tutto quello che è stato detto oggi. Grazie. Allora, per introdurre il mio intervento sul tema perché i genitori chiedono la libertà di scelta educativa, prima di tutto vi voglio dire che andrebbe svolto fisicamente in mezzo a voi. Cioè, io vi chiedo proprio questo gioco di immaginazione, un piccolo artificio, per rendere evidente un fatto che questo ci riguarda tutti. E un'evidenza ulteriore che anni di incultura hanno reso oscuro al più, cioè cosa? Che se siamo qui, se esiste una questione educativa e di istruzione, è per il fatto che ci sono dei genitori che affidano i figli alla scuola. Ora, non immaginativamente ma concretamente, vi chiedo discretamente anche ciò che pensate, di alzare la mano quanti di voi qui sono dei genitori, a prescindere che siano rappresentanti di istituzioni o dirigenti o accademici o politici. Quanti di voi, se posso, alzano la mano, sono dei genitori? Bene, grazie. Quindi, solo come un paradosso, il mio intervento dopo quello di questi grandi esperti e pensatori che ringrazio, può portare solo questa semplice evidenza in più. Il nostro contributo che possiamo dare come genitori è questo. Che prima di tutto, qui e ora e sempre, si tratta di questo, di genitori e figli. E tutto quanto dovrebbe discendere armonicamente da questa evidenza. Allora qui, da questa evidenza, posso partire per provare a dare questo piccolo contributo come genitori, come associazione di genitori, ma a nome di tanti genitori. Perché di fronte a questo tema, come genitori, possiamo dire semplicemente che chiediamo la libertà di scelta educativa proprio per il semplice fatto che siamo dei genitori, perché come tali non ci possiamo solo chiedere se riusciamo a portare il pane a casa o se i nostri figli sono ben vestiti o in salute. Noi abbiamo il diritto e il dovere di porci una serissima
preoccupazione educativa, per la quale ognuno personalmente non può non chiedersi e liberamente cercare di rispondere ad alcune domande. Qual è il vero bene dei miei figli? Come li sto educando? A chi sto affidando mio figlio e perché? Con chi posso confrontarmi per il bene della sua educazione e perché? Sciaguratamente, in noi genitori italiani è talmente inibita la possibilità di porci queste domande che quasi non nascono più proprio, che non sono proprio percepite, quasi non ce le poniamo, almeno non le poniamo legandole al fatto di avere voce in capitolo in un sistema scolastico che fa acqua da tutte le parti. Sono mamma e sono anche un'insegnante di scuola statale da 20 anni. E questo è un fatto gravissimo, perché oggi si accusano le famiglie di non sapere più educare i figli, di essere assenti, e non si vede però il fatto madornale che viene scippata loro a monte la possibilità più ampia e fattiva di farlo. Uno scippo che è certamente economico, ma più radicalmente è culturale e etico. È una sensibilità umana che oggi viene coartata con mezzi economici e anche di vera e propria propaganda. Questo rende chiaramente importantissimo partire dagli aspetti economici, come è stato detto. Ecco, si accusano i genitori spesso di mancare di rispetto alla scuola, e questo accade, ma si rendono sempre più estranei a essa. È un controsenso, si capisce il paradosso, cioè che non è essenzialmente un problema organizzativo e basta. Qui si tratta di riconoscere dei dati di realtà. In primo, la necessità di partire da un assunto fondamentale. I genitori sono i primi responsabili dell'educazione dei figli e la scuola è al loro servizio. Non ci scandalizzi se adopero questo termine, lo intendo come si deve in questa sede istituzionale, nel senso più alto, servizio alla Repubblica, alla Nazione, al popolo. Questo non solo non si riconosce più oggi, ma al di là delle buone intenzioni di tanti, su questo spesso si fa una gravissima confusione, anche fra chi da diverse parti, diciamo, invoca il principio di sussidiarietà. Quindi va chiarito cosa? La sussidiarietà della scuola nei confronti della famiglia non vuol dire che, siccome la famiglia è manchevole e non riesce da sola, allora lo Stato subentra e supplisce, e quindi è anche libero di decidere come farlo. La sussidiarietà, questo è il secondo punto, nasce dalla natura stessa dell'educazione, cioè dal fatto che io, come genitore, per il mio stesso diritto e dovere educativo, per come strutturalmente, antropologicamente è l'educazione, devo e voglio, ho il diritto e il dovere di chiedere la collaborazione, l'alleanza con altri per i tanti aspetti della realtà a cui vanno introdotti i nostri figli. Cioè la scuola è tale grazie ai genitori, perché continuamente riceve dai genitori quei figli che sono i figli studenti, che diventano figli studenti in questa complementarietà tra famiglia e scuola. Terzo, la sussidiarietà di un'altra agenzia educativa, in primis la scuola, nasce quindi dalla responsabilità educativa della famiglia e a essa si collega, da essa discende e da essa dipende. Va ad aiutare nella misura in cui diviene un sostegno complementare e armonico in relazione al bene di quel bambino, della sua famiglia, con la sua situazione, la sua realtà, le sue scelte, il suo credo. Quindi, perché in concreto i genitori chiedono e devono chiedere o tornare a chiedere o accorgersi di dover tornare a chiedere come prima cosa questa libertà, vado al volo su alcuni dei tanti perché. Perché è necessario che la famiglia, la scuola, la società non smettano di chiedersi qual è, come ho detto prima, il bene di questi ragazzi, essendo liberi tutti di ricercare quel bene nelle modalità anche di sistema, forse più innovative o creative. Perché è un valore per tutti che le scuole, che le famiglie possono scegliere scuole con cui realizzare al meglio l'educazione dei figli, secondo le esigenze del ragazzo e della famiglia. Perché è un valore per tutti costruire una relazione costante che dura nel tempo con delle persone per condividere un progetto educativo insieme che cresce, una relazione forte in cui crescono sia la famiglia che la scuola. Perché è un bene per tutti innalzare il livello della qualità della formazione culturale e combattere la dispersione. Perché è un bene per tutti innescare, come è stato ben detto, quella sana concorrenza tra progetti didattici, ridare innovazione, motivazione, dinamismo, protagonismo a docenti ed educatori. Perché è un bene per tutti valorizzare il nostro patrimonio culturale ed educativo in tutta la sua preziosità e specificità, promuovendo, come è stato ampiamente detto, quel pluralismo che nella società complessa di oggi e di fronte al rischio di una omologazione a sistemi di pensiero di massa è fondamentale. Perché è un bene per tutti alleggerire il peso su tutto il welfare di una spesa ormai insostenibile. Permettetemi alcuni esempi estremi, sia dalla parte dei genitori che degli studenti, sia per i docenti.
non possiamo più tollerare di vedere ragazzi minati nella loro autostima, nella loro possibilità di guardare al futuro o di inserirsi positivamente nella sua società. Non possiamo più tollerare di vedere dei genitori disperati che vorrebbero portare via i figli da una scuola ma non possono scegliere un'altra dove si possa prendere cura di quei figli, forse in una maniera con delle possibilità più ampie e più attente. E non poterlo fare solo per la discriminazione economica, solo per il fatto di non essere ricchi. Non possiamo più tollerare, al netto di tanti ottimi insegnanti e dirigenti scolastici, che vi assicuro sono una realtà continua della scuola, non stiamo però facendo il bene dei nostri figli, spesso, permettetemi il termine, li stiamo fregando, perché questa scuola è un sistema che non riesce, te lo dico col cuore in mano perché nella scuola ci vivo tutti i giorni, non riesce con queste condizioni, io neanche riesco con tutto lo sforzo a andare incontro ai loro veri bisogni di cura, di stimolo, di orientamento educativo, nelle loro particolari esigenze o problematiche o talenti. E non possiamo più tollerare, ad esempio, che in una classe in cui insegno ci siano stati 5 capi di insegnanti di sostegno sulla pelle di una bambina con un handicap grave, tralascio per amor di patria la questione del sottotitolamento. Ora, oltre ai genitori italiani, appunto c'è un'altra categoria che è obiettivamente discriminata, i docenti. E non possiamo più tollerare, come è stato detto, l'affermazione discriminatoria che ci siano docenti di serie A della scuola statale e di serie B. Non possiamo tollerare che docenti di tantissime scuole statali però soccombano ad un sistema massificante dove con la burocrazia e la mancanza di mezzi e di strumenti sono spiriti sempre più lasciati soli sia nelle scuole di frontiera che negli ambienti più medi o più alti, perché è in crisi ovunque la loro capacità di incidere sulla cultura e nella formazione, schiacciati in trita carne, uniformi in cui non si riconoscono più e perdono il senso stesso del loro agire. Così da un lato abbiamo dei docenti non motivati né economicamente né idealmente e soli rispetto alla loro funzione educativa e didattica, dall'altro i genitori soli, con le ansie per il futuro dei loro figli, offesi nel sacrosanto diritto di scegliere come educare i figli, al centro di c'è? I bambini e i ragazzi che perdono su tutti i fronti. Quindi non possiamo accettare una generazione sfiancata in un evidente declino culturale educativo tale per cui ci si scandalizza solo delle conseguenze più eclatanti, senza fare nulla in concreto e senza neanche saper leggere cosa ci dicono questi fatti, perché questi fatti, per concludere, ci dicono che è fallito un paradigma culturale ed educativo e che stiamo producendo generazioni che saranno incapaci non solo di studiare e lavorare, ma anche di essere persone pienamente realizzate. E in questo la scuola ha una responsabilità enorme. Stiamo lasciando compiersi una rovina di una società in cui vivranno i nostri figli e i nipoti. E non basta qualche randomico progettino didattico di miglioramento educativo nelle scuole, e ve lo diciamo, non basta neanche reintrodurre l'ora di educazione civica. Quindi, se bene o male abbiamo riaffermato la questione nella sua radice profondamente umana, cioè la natura dell'educazione qual è, allora si capisce perché e come la libertà educativa sia intrinsecamente fondamentale per la vita, per la dignità, per la libertà tout-court, non un'opzione tra le altre, non la lotta di elite come è stato detto, non una rivendicazione di parte. È un sistema giusto e rispettoso delle persone, quello che discrimina in questa libertà profonda? No. Siamo così però abituati in Italia a delegare allo Stato l'educazione dei figli che non ci accorgiamo che la libertà educativa è la più grande di tutte le forme di libertà. Solo negli stati totalitari moderni si è arrivato a interdire ai genitori il diritto di educare i propri figli e le ideologie e la politica hanno stravolto la nostra visione della realtà. Quindi le azioni che ci aspettano, come è stato detto, dopo queste considerazioni, dopo che questa battaglia è stata portata avanti da decenni, da persone che ci hanno messo il cuore, la faccia, la vita, il tempo, che ringrazio quelli che ho potuto conoscere e quelli che non ho conosciuto ancora, lo scopo non può essere quello di fare degli altri convegni, altri 30 anni, non è possibile. Servono fatti. Intanto nei prossimi mesi ci saranno molte iniziative perché
serve riaccendere un fuoco, far aprire gli occhi sulla realtà del problema, quella consapevolezza di cui parlava Suonanno, fare rete fra tutti per arrivare all'obiettivo di una riforma radicale del nostro sistema, che non solo è possibile, è indispensabile, favorire una consapevolezza diffusa del diritto educativo dei genitori e che sempre più cittadini esigono il riconoscimento totale, anche economico, di questo. Quindi, per chiudere, io penso che tutto questo ci chiama in cosa? Che servono altre gambe e teste e cuori che si facciano carico di far fruttare questo grande lavoro di altri, di raccogliere il testimone. Io spesso penso che siamo una generazione di nani dopo una generazione di giganti e che almeno serva l'umiltà e la sapienza di metterci sulle spalle dei giganti. Quindi, oggi un sistema di scuole indipendenti e libero è quello che abbiamo dovuto realizzare in tempi brevissimi, basta, a prescindere dall'appartenenza o dalle convenienze, come politici, come uomini di cultura, come educatori e genitori. Una volta aperti gli occhi per la responsabilità che ognuno di noi ha, non possiamo più ignorarlo. Abbiamo il dovere di fare tutto il possibile, superando chiusure ideologiche o borghesi e egoismi. Vogliamo continuare, chiudo, a fare presente questo la nostra coscienza di cittadini o di politici, senza remore o timidezze, senza accontentarci di compromessi. Ecco, come maestrina do un compito a chi si è avvicinato a questo tema oggi, forse, di approfondirlo e di portarlo ancora avanti. E alla fine ce lo possiamo dire, questo lo possiamo e lo dobbiamo fare, a prescindere anche dal fatto stesso che siamo genitori. Lo possiamo e lo dobbiamo fare solo perché siamo umani. Questo ci basta. Grazie. Ringraziamento di cuore, non dovuto ma di cuore, in qualità di vicepresidente di articolo 26, tanti genitori, a tutti i relatori che sono intervenuti e l'hanno fatto con generosità, con molte prove, provate. A tutti voi che siete intervenuti, perché siamo tutti importantissimi per fare insieme questa bella rivoluzione, a tutti i collaboratori della nostra associazione, a tutti voi, perché appunto solo insieme si può. Ancora grazie.